Cosa mi ricordo? Ho lavorato sempre, più capo che ho lavorato. E la prima della famiglia e dove ho lavorato. Cinque, eravamo cinque. Cinque Tre figli. femmine e due Che lavoro facevate? Stavate nei campi? maschi. Che lavoro facevo? Aiutai a tua madre in casa, nei lavori, giustamente. Vicina a compiere 102 anni, Rachele Florio si presenta e si racconta attraverso un'intervista. Nata il 20 maggio del 1920, la signora Rachele è la prima di cinque figlie e, come racconta, da primogenita ha sempre lavorato per aiutare in casa senza mai fermarsi. Simpatica, dolce e molto lucida, riesce ad essere anche ironica nelle sue risposte. Come li vedi i giovani di oggi, nonna? Trementi. Sono tutti dispettosi. Perché? È l'ambiente. L'ambiente. Com'era prima? Com'erano i giovani di prima? Com'era prima? Eh? Ma prima non era così, perché si lavorava sempre. Si pensava alla famiglia. Sì, non era così. Invece ora è più libero. C'è più libertà. Siamo arrivati a 103 anni. Ah? Ho detto siamo arrivati a 103 anni. O no? E fatti il conto. Quando siete nata, signor? Quando sei nata tu? Okay. Il 20 maggio. E quanti anni fai? Non mi ricordo. No. Beata te. Oh, mamma mia. Madonna. E chi lo pensava? Ma manca lontanamente, niente. Io da piccola ero una mingrellina, non servo niente. E mo sono fatta vecchia. Quanti figli hai avuto? Uno. È morta pure. Quello è il dolore più forte. Nonna, nipoti. Quanti nipoti tieni? Cinque. Sei diventata famosa. Io? Sì. Per tutti questi anni? Ma io non volevo essere famosa. Nonna. Non dire così. Nonna, ogni tanto fai vedere che stai facendo pure un ginetto. Fai le presine. Ah! Che stai facendo un ginetto. Devo lavorare. Più dopo. Ma che brava, mamma mia. Hai visto? Sì. Brava. Ma le borselline, i portafogli. Sto pensando quanti anni c'ho. Quanti sono? Sono 100. E uno, o no? No. Quale 101, nonna? Hai perso il conto. Quando sei nata, nonna? Il 20 maggio 1920. E mo? E mo? Siamo nel 2022. Tutti questi anni tengo. Che dici? Ho detto, sono nata nel 1920. Sì. E mo quanti anni tengo? Fai il conto. 100? E uno? No. Mo tu c'hai 102 anni. Io? 102 anni? No. Ce le hai o le devi fare? Non sono troppi. No. Sono pochi ancora, nonna. Sì. Sapessi come pesano. Però. Ci sono. Ci sono. Che dobbiamo fare? Pazienza. Pazienza.